nuove Homa Special Fit, realizzate in Phylon per un maggior comfort, sono meravigliose. Come il coraggio di poter scegliere in libertà. Amiche e amici sportivi, ben trovati in Correre per Sport. Un saluto e un grazie per la messa in onda a Maurizio, con Maurizio e Claudio, che ci danno la possibilità, il berico della messa in onda dell'ennesima puntata, di raggiungere tutti quanti, così andiamo tranquilli alla fine, perché sennò andiamo sempre di corsa nel salutare. E allora mi voglio permettere di fare un saluto a tutto il bacino di Fara San Martino, Lama dei Peligni, che finalmente riescono a seguirci, e quindi adesso si discute di Correre per Sport anche in montagna. Forse, ciao a tutti. Forse l'hai fatto un po' in ritardo, perché da un po' di tempo, vero? Ma adesso in maniera proprio regolare. Finalmente, ci possono seguire anche dalle tue parti. Andiamo a salutare i nostri ospiti. Partiamo dall'uomo d'acciaio. Marcello, maestro di casa, bentornato dopo 2,4. Così pochi chilometri, eh? Tutti sì. In un fiato, tutti attenzione. In un fiato. Veramente hanno sbagliato pure 9 colli il percorso, ci hanno fatto fare 4 km di più in omaggio. La bicicletta che pilotava il primo tratto su una strada. Stai a guardare veramente il capello. Infatti. Su 400. Evidentemente non c'era Angelo Gravina, che è il nostro nuovo coordinatore della misurazione WISP. Che sta misurando, guarda caso, in proprio questo momento, il percorso della prima corsa del solstizio d'estate. La settimana scorsa abbiamo avuto gli amici dell'Atletica Pineto. Ci sarà il 21 di giugno. Andiamo a presentare gli altri ospiti con il suo sorriso raggiante. Teresa, ben arrivata. Buonasera. Teresa San Marone, proprio con il tuo sorriso sarai ad accogliere gli atleti all'Expo della Maratonina del Mare. Sì, vero? Sabato 27 e domenica 28. Ma possono arrivare anche da venerdì, sì. Volendo. Tanto noi iniziamo da venerdì. Appunto. I lavori sono già iniziati da, diciamo, una decina di giorni, mettiamola così. Avete fatto un grosso apprendistato, perché avete girato l'Italia, forse potremmo dire l'Europa, proprio per i vari Expo a promuovere la Maratona di Pescara. Sì. Ci sono riusciti alla grande. Si sono stati vedere e sentire. Sì, 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 non solo in Italia, come dici tu, siamo stati anche a Parigi. Ma non solo portato. All'Expo, hanno fatto l'Expo prima delle manifestazioni e poi... Sì, abbiamo anche corso, come ultimamente nella 6 ore di Banzi, dove sì. Hai fatto circa 50 km insieme al nostro presidente Domenico D'Onofrio. Buonasera, ben arrivato. Buonasera a voi. Bello rilassato, Domenico, ti vedo. Vuol dire che avete lavorato bene, significa che... Devo dire che ancora l'adrenalina sale. Ah, non ancora sale? Ancora sale. Ah, io pensavo che... Domani, che... ancora mercoledì. È che è un professionista nel nasconderlo, perché... I numeri sono... paurose, quindi siamo leggermente... Ce le vuoi dire qualche numero? Abbiamo già superato abbondantemente il numero dello scorso anno come prescrizioni, quindi... Beh, migliorarsi sarà... già è un successo. In questo periodo, secondo me, se riusciamo a fare gli stessi numeri di arrivati o leggermente in su, è un grosso successo, perché in tutte le altre manifestazioni si è avuto un 30% di calo, un po' dappertutto, quindi... Ma la vostra manifestazione fa parte del circuito WISP, che, come vedremo nella fine di questa puntata, ha una statistica che è in linea col trend della Half Marathon. Anche perché le nuove statistiche, ci parlerai oggi, esatto, anche... Esatto, oggi pubblichiamo finalmente l'aggiornamento statistico di Gianluca Dufran. Bene,
Dicevamo, tra l'altro, non ci sono gare in concomitanza, il massimo rispetto da parte di tutti quanti. Di solito ogni domenica scorsa ce n'erano ben 4 di gare solamente in Abruzzo, senza parlare di Marche e Molise, da Campobasso a Macerata, nelle Molise e nelle Marche, ma soprattutto in Abruzzo ce n'erano ben 4. Voi meritate il massimo rispetto, domenica sarete domenica voi. Tutti alla Half. Siamo in concomitanza solo con il passatore, che però è una gara particolare, quindi là ci va solo gente che fa 100 km, quindi a noi non ci ha tolto molti atleti. E quindi abbiamo, diciamo, anche studiato il tipo di... È come parlare del diavolo e l'acqua santa, insomma, però diciamo che da ieri stanno chiamando molto dalle Puglie, che stanno scrivendo, domani scade l'iscrizione, quindi hanno parecchie squadre pugliesi, hanno chiamato, che verranno in massa. Beh, qui Alberico ne è testimone, abbiamo un feeling con gli abruzzesi molto molto pugliesi, particolare, un po' tutto l'Abruzzo. Sì, la Puglia si muove sempre in massa, però devo dire il feeling è dato anche dalle organizzazioni capaci che sappiamo mettere in campo. Parliamo dell'Half Marathon, così come nella Maratona d'Annunziana, i pugliesi vengono e vanno sempre via ringraziandoci, quindi è un bel attestato. Beh, rispetto alle loro gare siamo più organizzati, ma questo sicuramente. Però loro l'hanno diverso il dopogara. Il dopogara pugliese noi non riusciamo a organizzarlo in quella maniera, sono molto più... Sì. Perché poi la vivono come una festa, come una... Beh, forse anche la partecipazione, lì si sfiorano anche... Sono più grandi le squadre. Sì, esatto, è un bacino. Ci sono 15.000 enormi tesserati, pertanto... Allora, anche la piccola gara diventa un evento perché hanno delle squadre enormi. Ma ne parlavamo l'altra volta, se non sbaglio, proprio con te Domenico, a Barletta ci sono 3 gruppi, il gruppo più piccolo ha 160 tesserati, Barletta che è una città di 90.000 abitanti, il primo gruppo ha oltre 300 iscritti. Ma infatti come numeri a noi quest'anno, vediamo come va la nostra gara, però l'unica gara che ha fatto di più sulla mezza è quella di Barletta, rispetto alle Marche, il Molise e le Puglie, noi siamo l'Abruzzo, siamo la gara più grande come numero di arrivati lo scorso anno. Barletta ha fatto 1.700 arrivati quest'anno, quindi bisogna vedere adesso come andrà la nostra gara. Però parliamo di gare che sono un pochettino al di sopra di tutto il resto. Ma parliamo di una gara che si trova alla sua 4ª edizione. Ecco, soprattutto. Diamoci tempo. Esatto, per quanto... Arriverete ai 40, no Domenico, a 40 metti la firma. Oh. La gara arriverà a 40, no? Il presidente non lo so. Marcello, mi hanno detto che scappavano anche i lupi lungo il percorso, ma per il tempo brutto che avete trovato. La gara è una gara molto dura, perché si affrontano i 9 colli... Che già è dura in bicicletta, mi hanno raccontato degli amici che ci vanno. Sì, ma infatti si fa in concomitanza con la 9 colli in bici, dove partecipano circa 12.000 o 13.000 ciclisti. E la gara di running parte il giorno prima e affronta questi 9 colli con un dislivello di 3.200-3.300 metri. Perché hai detto affrontano? Avete affrontato pure voi. Sì, abbiamo affrontato, sì. Ma tutta su strada? Tutta perché su tanti strada. Mi chiedono se ci sono anche asperità diverse. No, è tutta su asfalto. Come se non bastasse, Alberico, hanno trovato anche un pessimo tempo che si è quello, infatti. Si sono dovuti anche fermare. Anche i ciclisti. Anche i ciclisti fermarsi? Hanno trovato i ciclisti che... No, i ciclisti sono partiti il giorno dopo, no, hanno trovato sicuramente le strade bagnate, però il tempo per loro è stato sicuramente più clemente. Qualcuno di voi che stava per strada probabilmente hanno trovato i ciclisti, no? No, il problema è nel finale di gara i ciclisti incontrano i runner, quindi un po' di difficoltà si trova per noi, anche per loro, perché si trovano degli ostacoli a volte improvvisi nelle curve, anche perché la differenza di velocità è... Anche perché non senti più neanche il fruscio che arrivano i ciclisti pericoloso, dietro. Dopo 23, 24, 22 ore di corsa. Là erano 24 ore di corsa, era all'incirca mezzogiorno quando ho incontrato i primi ciclisti. E niente, questa è una gara che secondo me va fatta con un accompagnatore, perché da solo
Ma la domanda che volevo farti è proprio questa: tu sei stato il migliore degli abruzzesi, non sei stato l'unico che è partito, ma... Tra l'altro undicesimo assoluto. Esattamente, però va preparata, perché certo. Io ho parlato con persone che si sono fermate e comunque è stata un'esperienza tragica, poi raccontandola è tragicomica, perché se avessero saputo. Ma come ci si prepara in questo tipo di manifestazioni, Marcello? So che tu esci in continuazione, stai anche giornate intere ad allenarti. Sì, ormai è diventato un atleta professionista. Queste sono gare che ci vogliono mesi e mesi per preparare, però a volte, siccome le distanze sono molto proibitive, allora si affrontano questi allenamenti cercando di trovare qualche gara che si avvicina a questa. Io ultimamente avevo fatto la grande corsa bianca, che erano all'incirca 170 km. Quindi mi ha detto qualcuno: non c'è bisogno che fai il lungo, già l'hai fatto. Quindi, e poi mi sono allenato verso il blockhouse, con la scusa che c'era il giro che arrivava al blockhouse, me ne sono andato su lì al blockhouse. Per cui certe distanze comunque vanno corse. Ad esempio, tu quanti chilometri al massimo corri in allenamento? Guarda, io per fare questa gara, a parte le gare, la distanza più lunga che ho corso su strada è 75 km all'incirca. Non di più. Se qualcuno casualmente si è sintonizzato proprio adesso nella TV, e poi ricordiamo che ci sarà anche la replica, lo sai l'orario della replica, Alberico? Ebbene sì, il giovedì alle ore 15, il venerdì alle ore 22. Hai studiato alla grande, stiamo parlando di corsa a piedi, chilometri che Marcello sì, esatto, esatto. A piedi, 70, 170, 2,5. Teniamo presente che per oltre alle distanze lunghe bisogna accumulare un certo tipo di allenamento. Diciamo che al mese di aprile io ho fatto 650 km, nel mese di aprile totali di allenamento. Che poi tra gare. Poi non sono tantissime, tra virgolette, per quello che, sì, che vai a fare. Ne vai a fare con una sola gara 200, 600 in rapporto. Certo, però è impensabile che una gara di 200 km ti avvicini con una gara di 180, perché se no, quando la dovresti fare? 4 mesi prima per recuperarle poi. Hai visto, Teresa, cosa c'è scritto sulla maglia? Ovviamente Finisterre, uomo d'acciaio, ma ci sono anche le donne d'acciaio, come te e le tue amiche che avete affrontato la 6 ore di Banzi e non solo. Per adesso ci accontentiamo delle 6 ore, mettiamola così, poi con calma l'anno prossimo un pensierino c'è. Un pensierino alle distanze lunghe, diciamo. Qualcosina di un po' più importante, o vediamo. Quante donne c'hai nel tuo gruppo, Domenico? Abbiamo una bellissima partecipazione femminile, ma non solo bella esteticamente, sono forti. Abbiamo la squadra femminile di ultramaratoneti che sono pazzesche, loro corrono 50 km come se fossero allenate da sempre. Ho visto, ripeto, a Banzi sembrava di essere in allenamento. Allora, abbiamo avuto Pamela che ha fatto quinta assoluta a Banzi. Pamela di Gregorio, sì. L'anno prossimo le porto tutte quante al passatore. Ma domenica avrete anche una bella rappresentativa al passatore, sì, tra l'altro c'è Virginia Nanni che andrà al passatore. Umbertino, Castellano, sono diverse. Bene, l'accoglienza come si svolge e dove si svolge? So che avete spostato diciamo il tutto nella movida pescarese. Sì, siamo al centro Pescara perché è tutta un'altra cosa, lì è bello, si organizzerà l'Expo e siamo al centro, zona mercato, via Cesare Battisti per la precisione, dove ci sono tutti i bei locali, perciò la sera si potrà anche proseguire tutti quanti. Però quello che chiediamo noi a tutti gli atleti è di venire sabato a ritirare i pettorali, così da poter visionare tutto l'Expo, e c'è anche la possibilità di ricevere un bel gadget per chi verrà a ritirare il pettorale il sabato. Extra premio. A proposito di bellezza, quella bellissima maglia che porti. Sì, questo farà parte del pacco gara della 21 km. Per tutti gli atleti che correranno i 21 km, avremo questa bella maglia. Indossandola tu, dai. Oddio, renderà anche meglio addosso a qualcun altro, penso. E ancora. Non è un caso che l'abbia indossata Teresa e non il presidente, secondo me. Ecco. Il presidente è tutto elegante, deve portare la giacca e la cravatta tassativamente. Oggi dormo in cravatta e giacca sulla giornata. Tassativamente. E poi il sabato, dopo, diciamo, siamo lì all'Expo dalle 10 la mattina alle 19.
Poi la domenica, no stop, no stop, sì, saremo lì solo per voi tutta la giornata, mentre la domenica si inizierà dalle 8 fino alle 9, da tutt'altra parte, allo stadio Adriatico. Le prime ore della mattina saranno incentrate per le ultime consegne, per gli atleti che arriveranno da fuori, per chi gli ultimi arrivati vorranno ritirare i pettorali, e poi ci sarà, ho dimenticato di dire, la possibilità di iscriversi ancora per la 10 km, che è una non competitiva, e per la domenica anche per la 10 km, la 21, e ci sono le gare dei bambini la domenica, mentre noi correremo, correrete, io vi aspetterò all'arrivo con le medaglie. Che bello, che mentre gli adulti corrono al di fuori dello stadio, anche i bambini si all'interno dello stadio i bambini possono correre nella mitica pista di atletica, sì, di Pescara, dove tanti anni fa ci fu addirittura il Golden Gala, i giochi del Mediterraneo e quant'altro ancora. Veramente sarà una grandissima e bella soddisfazione per i ragazzi. Ed ecco la medaglia di cui parlavamo. Ah, non basta la maglia, c'è anche la medaglia. Anche la medaglia. Domenico, sicuramente faremo notte a ringraziare i tanti sponsor e tanti personaggi che vi sono stati vicini, ma qualcuno in particolare, senza fare torto a nessuno? I volontari forse? Non mi chiedete che qualcuno, altrimenti rischio di fare brutte figure. Allora, una gara del genere non si organizza soltanto perché c'è un presidente che organizza, si organizza perché c'è una squadra che organizza, e la squadra mia è composta da 40 team leader, cioè 40 persone che sono responsabili di settore. E questi 40 team leader organizzano 150 volontari. Quindi ognuno di loro, lei è responsabile dell'Expo, è responsabile dell'accoglienza allo stadio. Poi abbiamo responsabile della partenza, responsabile dell'arrivo, responsabile delle medaglie, responsabile dei pacchi gara, responsabile del circuito, il responsabile dei ristori. Cioè ogni responsabile ha sotto di lui delle sotto operativi di 20-25 persone. È una vera e propria azienda. Se non fai così è un disastro, perché poi diventa gestire 3.000 persone. Nel ristoro, se ci manca anche un solo bicchiere, poi il podista li conosciamo, devono essere abbastanza meticolosi. Allora ne abbiamo fatti, speriamo, in abbondanza. Sì, poi è come la solita battuta che si fa: fa più rumore una pianta che casca che una foresta che cresce. Così, e così l'atleta che arriva e che si lamenta stona nel. Perfetto. L'anno scorso, 2000 arrivati, l'esperienza degli anni precedenti ci ha portati a fare una bellissima gara. L'anno scorso non abbiamo sbagliato quasi nulla, anche se dall'interno noi sapevamo dove c'erano i punti critici. C'è sempre in break, chi non fa non sbaglia, dire, quindi se fai qualcosa c'è sempre l'importante è che è vada... riconoscere i propri errori per noi poter crescere. Noi ci abbiamo messo il tutto, il massimo, tutti quanti, loro stasera siamo impegnati dalle 6, mercoledì sera siamo impegnati dalle 18 alle 24 a fare i 2500 sacchetti che daremo, che quest'anno non ci sarà un ristoro finale, daremo come tutte le grosse. Stasera si lavora. Che mi hai detto prima di entrare stasera mangiare gli scampi, no? Stasera saremo a lavorare per voi. E ci vogliono bene. Alberico, tu ci sarai? Certamente che ci sarò. Ti sei iscritto? Sono iscritto, sarò anche accompagnato da una giovane atleta che si sta preparando da settimane. E chi è? Una certa Erika Di Cecco, che non vede l'ora di entrare nello stadio Adriatico. che bello avere la figlia che segue le orme del papà. Cos'è? E la moglie giudice Wisp, che darà una mano a tutto lo scenario. Tutta la famiglia. Marcello, hai recuperato alla grande, perché oggi è mercoledì. Tranquillo, c'è chi non si muove dopo anche una mezza maratona, forse esagerato mezza maratona, ma dopo una maratona ne conosco di persone che per 2-3 giorni non... Secondo me parli anche per esperienza. Questo forse no, perché non ricordo più neanche il tempo che fu. Allora, Marcello, hai recuperato, vuol dire che hai affrontato... Già ieri mi sono fatto una corsetta di una decina di chilometri, oggi sono uscito un po' in bici, poi più tardi quando torno a casa... Di nuovo? Mi vado a fare una corsetta con mia moglie, parlando di... della famiglia, della tu famiglia. Che sei riuscita a coinvolgere tua moglie a farla correre, che era, possiamo dirlo, una sedentaria, una... Sì, adesso... E non avrebbe mai, né tu né lei, immaginato... No, una cosa del genere non l'avrebbe immaginato nessuno, eppure... Ma non ti sei fermato... È stato un grande, ha portato la moglie all'esordio, indovina dove? Nella culla della maratona. Mica l'ha portata. Atene.
Sì, proprio ad Atene. E tra l'altro, esperienza bellissima. Avete trascinato anche tanta gente, perché a San Valentino abbiamo visto statistiche alla mano. Cioè, un boom di iscritti nel gruppo del runner di San Valentino. Mi sembra che sono arrivate circa 80 persone. Un paesino. Il rapporto, quanti abitanti fa San Valentino? Ma intorno a 2000, nemmeno. Lo possiamo dire, quando hai iniziato tu, tutti quanti ti prendevano per matto, sì. Ma pure adesso sono matto, non è che dici. Però non sei più solo. Non sei più solo. sì, certo, mo sei in compagnia. Infatti, è stato contagiante. Mi dice qualcuno, dice, ma scusa, ma per fare ste gare dice, devi essere matto. Io gli rispondo, non bisogna essere matto, ma se sei matto ti aiuta. Bella. Niente, però queste sono gare effettivamente, dai, a parte gli scherzi, i numeri parlano chiaro, cioè sono su 150 partenti che loro prendono, ne sono arrivati 59, quindi sono ritirati 91 persone. Ma ci sono dei parametri di selezione per permettere di partire a questa gara? Ognuno volendo potrebbe iscriversi, partire e provare l'avventura. Dovete rispondere a delle domande prima. Teoricamente. Perché ci sono delle gare nelle quali bisogna. Sì, fare... sì, certo. Se noi vediamo la Sparta Atene, tutte queste gare, qua bisogna qualificarsi, anche perché iscriversi, secondo me, iscriversi a una gara del genere e non aver. Beh, l'anno scorso che hai fatta quella sulle Alpi, com'è che si sì, chiama? Quelle sono. Addirittura era un successo già solamente essere. A essere sorteggiati. Ci sono delle gare dove vengono. Si fa le prescrizioni con dei punteggi e poi si viene sorteggiati. Questa è una gara che invece viene presa, diciamo che l'organizzatore, che è Mario Castagnoli, diciamo che riesce un po' più a gestire le persone in base alle conoscenze, diciamo, capite? Telefono io e dici, guardi, mi voglio iscrivere, dice, vabbè, se ci viene. C'è una conoscenza personale, quindi. Certo, altrimenti lui cerca di dissuadere le persone nell'iscrizione, perché dice, guarda, che queste sono gare effettivamente, se no ci viene a perdere solo tempo, in pratica. Cioè, effettivamente è così. Quante ne hai fatte finora di gare? Guarda, questa su strada era la più lunga che ho fatto, effettivamente è stato un approccio proprio... Quest'anno nella prossima ti devi ancora superare. No, la prossima, oggi abbiamo una maratona molto più importante, mi si laurea mia figlia piccola a luglio e mi si sposa la grande, speriamo non lo stesso giorno, in concomitanza. Potrebbe anche capitare di avere una gara lo stesso giorno poi. Lì a quel punto salta tutto, capitano. Matrimonio. Salto matrimonio. Teresa, ci sarà, l'avete invitato sicuramente sì alla vostra manifestazione, Marcello. Certo, certo, invitato, certo. Di sicuro. Assolutamente. Qual è la regione dove arriveranno più atleti? Abbiamo parlato della Puglia. Sì, la Puglia, anche dal Lazio ci sono molti iscritti. Avete lavorato benissimo. Sì. Diciamo che sia... A Roma abbiamo lavorato bene durante la maratona che durante la Roma Ostia, per non parlare anche della maratona di Rimini. Quando sono entrato all'Expo della maratona di Roma, in tutto quel, posso dirlo anche se non si dice casino, diciamo marasma. Gli unici che si vedevano in maniera inconfutabile erano i runner. Ma con il loro giallo e azzurro. Più che vedersi, si sentivano. Domenico, a proposito di Roma, so che tornerete a breve. C'è qualche viaggio, qualche organizzazione, qualche... C'è la mezza maratona in notturna 17, che sta organizzando, Sempre tu che organizzi? No, vabbè, non è che lo organizzo, io lo organizzo. 17 giugno, se non sbaglio. 17 giugno c'è una mezza maratona in notturna a Roma e stiamo organizzando il pullman per andare a partecipare. Ma possono entrarci anche altri nel certo, pullman? Certo, sì, assolutamente. Ci sono posti anche per altri. Iscrizioni aperte, però devo fare una domanda seria. Una per Teresa e una per il presidente. A Teresa, innanzitutto, una domanda che mi chiedono in tantissimi: il servizio pacemaker. Se c'è, io ho già risposto che c'è. Quali sono definite appunto i treni? Allora, se ti ricordi, nominativi certi, i treni, cioè i ritmi. I ritmi, allora, cioè, sicuramente c'è 1:30, 1:45, c'è 2 ore e 2 ore e 15. Benissimo, allora quelli praticamente abbiamo fatto felici tutte abbiamo le fatto persone felici che me l'hanno chiesto. Sì. Prima 1:30. Di 1:30 non c'è niente. 1:30, 1:45, 1:50. Ecco, vediamo. 1:10 non c'è, no? No, 1:10 penso che siamo pochi. Si è proposto il capitano. No, mi volevo migliorare. Ma. Abbiamo optato anche per l'1:50 perché
il gruppo va tutto sull'1,45 due ore, quindi 1,50 prenderà un altro gruppo di, un bel gruppo di persone. Quindi 1,45, 1,50, due ore. Il problema è che abbiamo messo Paola Strizza le due ore, quindi siamo rovinati perché faranno tutti quanti due ore quel tempo là. Si fermeranno. Lo dobbiamo bloccare la Strizza. La coniglietta, la nostra palla. Rassicuriamo i nostri gentili telespettatori perché oggi è una giornata caldissima, domenica non farà questo caldo. Questa è la medaglia invece che hanno dato alla gara che ha affrontato il nostro Marcello. Marcello, ho visto che una medaglia di peso, ma anche proprio perché per il valore che ha, ma poi pesa veramente 800 grammi. 800 grammi. Un chilo fa. Perfetto, un chilo. Bene, Domenico, cosa aggiungiamo? Cosa dobbiamo aggiungiamo dire che ancora per... Questa gara ha uno scopo anche sociale. Quest'anno siamo riusciti, grazie agli sponsor, che ringrazio tutti quanti, perché la cosa importante da dire è che poi molta gente non sa che la nostra associazione è senza scopo di lucro. Noi la gara la facciamo esclusivamente per finanziare l'associazione, quindi i viaggi, i pullman e tutto quello che facciamo durante il corso dell'anno. E quindi riusciamo anche a gestire economicamente dei contributi da dare a alcune associazioni importanti. Quest'anno abbiamo scelto l'AIL di Pescara, l'AGBE di Pescara e l'associazione Liberamente di Pescara. Inoltre un'associazione, una casa famiglia di ripatriatina Caleidos, a cui diamo, a tutte queste associazioni diamo contributi e loro verranno a darci una mano ai ristori. Quindi avremo tre ristori composti da una parte da un gruppo di scout di Agesci numero 8 di Pescara, da una parte i ragazzi di colore della Caleidos e poi i ragazzi down o con problematiche simili all'altro ristoro. Cioè abbiamo creato dei ristori ad hoc per questi ragazzi qua, anche per far vivere un'esperienza diversa a loro, a entrare nel nostro mondo, in questo mondo qua, e questo è importante. E poi la cosa ancora più importante è che questo sarà il primo memorial, dedicato a Marinelli Mario, il nostro amico triatleta che purtroppo è scomparso prematuramente qualche mese fa, e i figli giustamente hanno, che era reduce dalla maratona di Roma tra l'altro, fare altre cose, ed è morto in maniera assurda perché poi di colpo si è spento in piscina senza nessun tipo di sentore né precedente né prima durante gli anni scorsi. Non ha partecipato a una maratona, vuol salutista dire che... quindi non fumava, non beveva, una cosa pazzesca. Quindi i ragazzi che sono giovani mi hanno chiamato e noi siamo stati contenti di certo. Dedicare la gara a lui. Domenico, l'unico rammarico che potrebbe esserci, ma si recupererà l'anno prossimo, è il ponte nuovo che ci contavate, pensavate di inaugurare questo ponte, ma sarà rimandata per l'anno prossimo. Non c'è problema. Abbiamo parlato con il vice sindaco pure. Quindi... Anche perché si chiama Maratonina del Mare, più stiamo sul lungomare. È meglio soprattutto per chi viene da fuori. Alberico, nel calendario ci sono novità, giusto? C'è qualche novità. Oggi, lo dicevamo prima, abbiamo messo a punto una nuova proposta WISP, che è quella della misurazione del percorso, fermo restando che non possiamo certificare le prestazioni, ma possiamo comunque andare a misurare con dare la certezza con Angelo, una firma prestigiosa. Con Angelo Gravina non si sgarra. Pensate un po' che da sempre lo chiamiamo in dialetto abruzzese Luchiove. E quindi il 21 di giugno a Pineto si correrà la corsa del solstizio e saranno 10 chilometri esatti. Io credo che non ci sarà né un centimetro in più né un centimetro in meno. Si è introdotta una manifestazione. Nuove statistiche, 30 secondi. Allora, ne parliamo la prossima domani volta. Pubblichiamo le nuove statistiche, sono interessanti da valutare. Il presidente diceva giustamente c'è un movimento in leggera flessione, ed è vero, perché in generale molte ma gare stanno WISP. Perdendo nella WISP si cresce, ci sono dei particolari importanti. La cosa che mi piaceva sottolineare è che per la prima volta credo in generale siamo riusciti ad avere in tutte le categorie una componente femminile. Sembrerà strano dirlo oggi, ma già due anni fa erano diverse. Erano almeno quattro le categorie che non avevano donne. Grazie Atletica WISP Abruzzo, pur un punto altervista.org. Soprattutto della tua precisione nei dettagli. Ringraziamo i nostri gentili ospiti. Grazie Marcello, grazie Teresa. Grazie a voi. Domenico, grazie. In bocca al lupo.
In bocca al lupo. Ci vediamo domenica. Ci rivedremo domenica, ma soprattutto poi la settimana prossima per commentare il grande successo. Noi diamo l'appuntamento a mercoledì prossimo. Buona serata a tutti, grazie sempre alla WISP. Le nuove Homa Special Fit, realizzate in Phylon per un maggior comfort, sono meravigliose. Come il coraggio di poter scegliere in libertà.